E ora parliamo di un colpo alle cosche del Gargano. I carabinieri arrestano 32 persone. Droga, estorsioni, omicidi. Avevano messo le mani sul mercato del pesce. Il procuratore nazionale antimafia, De Rao, dice: lo Stato c'è, la gente ci aiuti. Flavia Lorenzoni. Una mafia militare unita da un patto di sangue tra famiglie. È la mafia del Gargano, quella degli omicidi, delle estorsioni, della droga. Quella che aveva messo le mani sulla pesca. Nelle intercettazioni, il delirio di onnipotenza dei boss. Il mare è nostro, dicevano. Con due cooperative intestate a persone fittizie, il clan aveva il monopolio del mercato ittico di Manfredonia, controllo ottenuto con intimidazioni e ritorsioni. 32 le persone arrestate dai carabinieri del ROS. Tra le accuse, scrivono i magistrati, traffico d'armi, di stupefacenti, estorsioni e truffe. Tra queste, quella dei fondi europei. Avevano creato due imprese agricole per ottenere sussidi. Se i cittadini non danno una mano, se non denunciano, se non si sollevano contro la pressione mafiosa, lo Stato impiegherà tempo a debellarla, mentre con l'aiuto di tutti, in anche direi pochi mesi o pochi anni, le mafie potrebbero essere totalmente annientate. Il cittadino oggi deve avere fiducia e deve denunciare.